Le news del giorno sulla Watts. Without a chance, why Watts could not help but die. Senza nessuna possibilità, perché la Watts non potrà fare nient'altro che morire. Holy shit. Questo viene portato da una rivista in rete, un'intervista probabilmente dell'industria delle auto in Russia. E adesso ho tradotto tutto, cioè ho tradotto, non avevo ho letto e poi ho passato tutto quanto sul Google Translator. E quindi vi leggo che devo fare. Mentre la Watts affonda silenziosamente, la sua immersione è stata vista solo dagli specialisti e hanno fatto una domanda all'amministratore delegato Shirinov. Amico, che intenzione hai? Questa cosa ha ferocemente indignato Mr. Shirinov, che si è lasciato andare con dichiarazioni: presto ci sarà un Prado russo, una nuova Watts, un vecchio moderno, oppure la ridipingeremo in modo che sia migliore del nuovo. Ma non appena ha dichiarato che la Watts ha finito, non succederà nulla di tutto questo. E si raggiungerà la tomba con il modello attuale. Ora tutti stiamo scavando, abbiamo preparato un impasto per fare il pane, amiamo la Watts fino alla morte, e non ne possiamo fare a meno, e ora la stiamo bruciando. La Watts, crede l'esperto, la Watts potrebbe riprendersi? Ma l'esperto del portale Autogliad dice: ma sì e no, prima di tutto la Watts è una provincia, e poi è lenta ed arcaica. Qui si riferisce alla Russia. Il nuovo non è percepito né accolto. E qua ci stiamo parlando dei prototipi. In secondo luogo, qui tutti si odiano. Questa è una pratica rurale comune, in modo che la mucca del vicino muoia. In fabbrica tutti odiano tutti e soprattutto odiano chi le compra. Quando il giornale Arthur View ha strappato la scheda della Hunter durante i test delle risorse, si è scoperto che il supporto era realizzato in acciaio di bassa qualità, categoricamente non adatto a questo tipo di strada, a questo tipo di auto. La Watts ha quindi risposto: lo sappiamo, l'abbiamo fatto apposta, ma per questo che anziché due bulloni ne abbiamo messi quattro, perché così non si rompe immediatamente, cioè si rompe un po' dopo. Quando la Watts ha ricevuto un ABS, si è scoperto che quando i test dell'auto di serie sono stati lanciati in produzione e inviati ai clienti, quando si rotolano sotto il carrello, i freni sono completamente spenti e l'auto va da sola. Confermo, perché se vai agli 80 all'ora e poi freni di colpo, l'auto ti va via di brutto di dietro. Ma poi un ingegnere che ha lavorato dalla parte della Watts con Bosch ha finito per fare dalla Watts e ha iniziato a lavorare per i tedeschi. In terzo luogo, alla Watts c'è un capo costruttore, ma non c'è una scuola di ingegneria. Sul quarto, non ci sono ancora accessori nel paese e non c'è nulla con cui realizzare una nuova auto. Solo da vecchio motore ZMZ, vecchia distribuzione con MKP, su vecchio telaio e con vecchi bolli di carrozzeria. Questo infatti l'avevo già annunciato sopra un video, che tutto questo viene usato appunto con le vecchie carrozzerie che c'erano. Il prezzo attuale dei veicoli di Ulianovo è molto legato all'acquisto forzato di accessori all'estero. Non ci sono somiglianze in Russia, dobbiamo sostituire con le importazioni. Infatti in Russia chi se la compra? Come in Ucraina non se la comprano più, in Polonia non se la comprano più, in Repubblica Ceca negli anni 70 se le compravano, adesso oramai non la comprano più perché conoscono l'auto.
Comunque, okay. La quota di parti straniere, no, di unità del modello Patriot, ha da tempo superato il 40%, dal 40% è arrivata al 60%, perché ci sono questa moda di SUV, però il materiale, insomma, rimane quello. Sul quinto luogo, l'impianto automobilistico di Zavolsky è persino peggiore dell'impianto automobilistico di Ulianovsky. Ed è altrettanto provinciale, indifeso e incapace di creare o produrre un motore. Ma il problema principale della UAZ è il suo proprietario Vadim, brillantemente in grado di gestire i flussi finanziari di altre persone, ma non ama spendere i propri. E quando non è riuscito a raggiungere l'aiuto dallo Stato, il Ministero della Difesa ha rifiutato di acquistare e ha sputato sulla fabbrica, dicendo appunto lascia che affondi, e la pianta affondò. Presto la Russia diventerà pertanto un produttore nazionale in meno. Lo prendiamo dolorosamente, ma UAZ non è da tempo un produttore nazionale, ma privato. E un negozio privato morirà davanti ai nostri occhi. Una cosa comune nel mondo dei capitali. Ma non arriverà nulla al posto della UAZ. Non avremo più il nostro SUV nazionale. Solo polvere. Niente, questo qui l'ho riportato da una rivista che è stata pubblicata qui in rete, per la quale vi metterò il link.